visto Fiumicino, il mare, la terra e l'aria, ecco, qui è rappresentato tutte e tre questi problemi. Collochiamo la città come si merita, non solo per l'aeroporto, che Fiumicino fino a poco tempo fa veniva conosciuto soltanto come l'aeroporto intercontinentale d'Italia. Adesso insieme all'aeroporto c'è una città con le sue bellezze, con le sue caratteristiche e anche con qualche cosa di stupendo, come questa statua che abbiamo voluto. Abbiamo insistito perché fosse messa. Adesso non mi interessano francamente le polemiche sul periodo nel quale viene collocata. Il periodo è quando si arriva alla fine del cantiere. Quasi un mese fa siamo arrivati alla fine del cantiere per il nodo di scambio, lo spostamento del mercato, abbiamo fatto lo spostamento del mercato. Le opere e soprattutto i grandi cantieri che cambiano la città, qualche volta non sai neanche quando iniziano, ma sicuramente non sai neanche quando finiscono. L'importante è finirli e noi li stiamo finendo. E qui, già partendo dalla base, c'è questo ribollire proprio della terra, questi spacchi, che crea la materia, materia che poi invade questa struttura metallica, ma che arriva fino alla fine e dove si volatizza tutto. E nello stesso tempo ci sono tutti questi problemi di tensione, di forze, il mare, la terra e l'aria, ecco, qui è rappresentato tutte e tre questi problemi. Quando girate intorno alla scultura vedete che ogni punto ha una sua storia, una sua grandezza, piccolezza e elasticità, proprio poi col fatto dell'aeroporto sembra un qualche cosa, se noi lo guardiamo questa scultura diventa esile e poi parte e se ne va. Quindi questa è la scultura. La scultura rappresenterà la conclusione di un documentario che stiamo realizzando e che verrà presentato al Palazzo dell'ONU in settembre in un evento italiano. Diciamo, inaugureremo idealmente in un evento a New York.